Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, ve l'ho promesso mille milioni di volte e finalmente mi sono deciso, dai, lo facciamo. Allora, vi faccio questa fantastica lezione sui position spiegati. Semplice. Position, che è questa proprietà di CSS che ha come caratteristica quella di permetterci di andare a mettere, posizionare i nostri oggetti in situazioni dove con gli altri flussi del codice non potremmo andare a metterli. Perché i position hanno una grande caratteristica, cioè non cozzano con nessuno degli altri elementi del codice, cioè ogni elemento che viene messo in position non va a sbattere contro gli altri elementi presenti, è come fosse un livello superiore che si fa ai fatti suoi. Ok? Però prima di tutto io vi faccio ovviamente, la lezioncina sui position spiegati semplici, e voi di vostro vi iscrivete al canale per aiutarmi a far crescere la community. Grazie, sigla! Bene, allora, oggi vi voglio spiegare, perché i position sono diversi, però vi vado a spiegare i position, quelli basici, quelli di partenza, ok? Che sono fondamentalmente quattro, poi altri ce ne sono, ma al momento non mi interessano per questa lezione. Si chiamano static, relative, absolute e fixed. Allora, va detto che i primi due sono dei punti di ancoraggio per come la vogliamo gestire oggi, ok? Mentre le altre due sono posizioni. Allora, fixed è una posizione fissa all'interno della finestra del browser. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo parlando, ovviamente, che ne so, del pulsantino torna al top che rimane sempre fisso lì, del pulsante WhatsApp per i messaggi istantanei che rimane fisso lì, del menu che si fissa sopra e ci segue quando scrolliamo, eccetera, eccetera, eccetera. Absolute invece è una posizione fissa, ma è un punto ben preciso definito da noi all'interno del sito. Questo vuol dire quindi una posizione comunque particolare, perciò gli occhiali storti, perciò la testa storta, una posizione particolare, ok, all'interno della nostra struttura, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti dove abbiamo usato l'absolute, vi ricordate, dentro i button, dentro le immagini e compagnia bella, solo che in questo caso non è una posizione fissa nella finestra del browser, ma una posizione fissa all'interno di un punto definito del sito. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che scrollerà questa struttura in position absolute insieme a noi. Static è un punto di ancoraggio che non utilizzeremo praticamente mai, perché è il punto di ancoraggio del body. Quindi questi elementi hanno bisogno di essere posizionati, ok? E per essere posizionati correttamente devono avere un punto di partenza. Lo static è il body, il punto 0,0 dove si incontrano gli assi cartesiani x, y, ok? Quindi quello è lo static. Facciamo dei primi esempi semplici per capire questa cosa. Ah, ovviamente relative invece lo vediamo dopo, è un punto di ancoraggio definito da noi. Allora, la prima cosa che voglio fare è crearmi un div con uno stile in linea, così da poter avere un'altezza che ci permetta, facciamo 2000 pixel, la barra di scorrimento, così andremo a mettere i nostri elementi qua dentro. Allora, questo qua è il nostro div, pertanto se vado a lanciare l'anteprima dovrei avere la barra di scorrimento, vedete? Ok, perfect. Allora, voglio andare a crearmi adesso un piccolo oggettino, una cazzatina, ok? Vado a creare un div che chiameremo, che ne so, box, vuoto, e dentro questo div che si chiama box, che adesso vado a formattare, punto box, lo andiamo a gestire. Facciamo 100 pixel per 100 pixel e poi gli diamo un colore a piacere, va benissimo anche un nero. Ragioniamo semplice oggi, ok? Quindi questo elemento, vedete, si va a posizionare, beh, possiamo farlo anche un po' più grandino, voilà. Si va a posizionare esattamente nel punto 0,0 di partenza perché non c'è nient'altro. Ok? Adesso sotto questo elemento vado a crearmi un H1 qui nell'index, quindi sempre dentro il div creo un H1 con scritto ciao mondo. E ovviamente l'H1, essendo sia il div che l'H1 di marcatore di blocco, si posiziona sotto. Fin qua non fa una piega, ok? Allora vediamo un attimino cosa invece succede nel momento in cui questo elemento diventa un position. Quindi piglio box e gli dico: tu sei un position fixed. Quindi sei posizionato fisso, ok? Guardate cosa succede. La prima cosa è che scompare ciao mondo, che però non è scomparso ciao mondo, si trova dietro. Adesso possiamo vedere che, la vedete la barra di scorrimento, che il nostro elemento sta fisso lì nella finestra del browser e da lì non si muove più, ok?
ok? Quindi ci sta praticamente solo seguendo all'interno della struttura, perché così gli abbiamo detto di fare, ok? Però essendo un elemento che non cozza con il resto del flusso del codice, come avete visto, l'H1 è andato ovviamente dietro. Infatti, se io vado a togliere la larghezza a questo oggetto, che essendo in position non risponde più alla logica di occupare tutto lo spazio disponibile, vedrete che l'oggetto scompare e vedo ciao mondo. Avrei potuto anche opacizzarlo un po' per farvi vedere. Se invece non ho una larghezza ma tolgo il position, vedrete che l'oggetto, essendo un marcatore di blocco, vedete, occupa tutto lo spazio disponibile, mentre prima era a 300 perché gliel'abbiamo detto noi. Questo per capire un attimo anche come funzionano questi flussi del codice. Come faccio a posizionare il mio oggetto? Devo utilizzare quattro proprietà: top, left, right e bottom, sopra, sotto, destra, sinistra, ok? Ovviamente un elemento di base o è top o è bottom, ok? Quindi o è left o è right, quindi la giochiamo grosso modo sempre su due. Se io gli vado a dire adesso top 200 pixel, vedete, e poi gli dico invece left 300 pixel, il mio oggetto si sposterà in questa posizione. Ok? Il concetto è questo: qui abbiamo il punto 0 di top, qui il punto 0 di right, qui il punto 0 di bottom e qui abbiamo il punto 0 di left. Questo vuol dire che se do una misura in positivo, l'oggetto verrà spinto verso l'interno. Ok? Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io invece di fare left, vedete, faccio right e gli dico, che ne so, 2.0, se vado a vedere, questo oggetto si posiziona lì fisso. Se io gli do una misura positiva e gli dico 20 pixel right, lui non andrà a 20 pixel a destra, ok? Ma rientrerà, perché questo è il suo punto zero, il valore positivo va verso l'interno. Se invece gli dico meno 20 right, e questo vale anche per tutti gli altri, ok? Il mio oggetto rientrerà, adesso si vede poco, però vedete che l'oggetto è grande 300 pixel, se gli dico 150 si vede meglio che rientrerà completamente della metà, ok? Quindi questa è la situazione con cui andiamo a gestire questi elementi ed è piuttosto semplice da gestire. Ovviamente l'elemento continua a essere fisso e ci segue, ok? Immaginate per esempio quando facciamo un menu a comparsa, lo possiamo traslare oppure lo possiamo posizionare in esterna e poi farlo rientrare quando clicchiamo, anche se in questi casi è preferibile a oggi utilizzare la proprietà transform translate, ok? Questo per quanto riguarda il position fixed. Se invece adesso utilizziamo sempre questo qui come esempio, ok, e lo andiamo a definire in maniera diversa, lo riporto come era prima, ok, e vado a rimettere la situazione iniziale, vedete, ciao mondo, perfetto, ok? Allora io adesso voglio andare a giocare su il relative, ok? Quindi voglio andare a prendere l'H1 e ce lo voglio mettere sopra in qualche maniera, sopra questo oggetto. Ovviamente adesso vado un attimino a cambiare colore perché sennò non si vede una mazza, perché è nero su nero, ok? Vedete, adesso questo H1 lo voglio mettere in position absolute, quindi gli dico guarda H1 position absolute, ok, e poi gli do intanto top 0 left 0 per farvi capire come si muove, e si mette lì, vedete? Perché si mette sopra il mio oggetto? Sono entrambi oggetti HTML, il div non è di sfondo. Si mette lì perché ha bisogno di un punto di partenza, quindi il suo punto di ancoraggio, come vedete, è sempre lo 00 di static. Io invece voglio che lui si posizioni all'interno di questo. Quindi se io vado adesso qui e prendo il mio oggetto qua del box e lo vado a spostare, gli dico margin left 300 pixel, ok, vedrete che ovviamente ciao mondo mi rimane lì. Ok, io invece voglio che si posizioni sopra qui, magari lo mettiamo a metà, in un certo punto a mezzo tra uno e l'altro, ok? Vedete, se vado a stringere il monitor, gli oggetti continuano a rimanere in quella posizione. Come faccio a dire a questo che voglio che parta da qui? Voglio che questo diventi il mio punto di partenza 00. È abbastanza semplice, devo usare l'ultima proprietà delle quattro di cui parliamo oggi, ok? Devo trasformare l'oggetto che contiene in position relative, dirgli guarda, tu da qui devi partire a posizionarmi l'oggetto. Se adesso
ricarico non cambierà assolutamente niente, vedete? Perché non cambia assolutamente niente? Semplicemente perché per funzionare l'oggetto absolute deve stare dentro l'oggetto relative, ok? In questo caso ovviamente essendo un div con l'h1 dentro, giustamente voi direte ma ci va comunque sopra, certo che sì, però è in position, ok? Vedete, ci va dentro assolutamente, però questa volta è un oggetto che ha un livello superiore sopra, non è semplicemente un oggetto dentro il div, non so se si capisce questa cosa. Infatti questa cosa la possiamo vedere bene perché se io vado qua, prendo top e sposto un po', gli dico 40 pixel di top, quindi vieni giù un attimo, e poi gli dico left meno 50 pixel, ok? Vedrete che il mio oggetto va in una posizione particolare rispetto a quello che era prima. Ok, quindi potrei anche andare a dirgli, che ne so, background color, e farlo di un colore a piacere, ok, che si veda in maniera utile alla causa, opacizzando un attimo, che cacchio ne so, potrei fargli, vabbè, adesso giusto per capirsi un attimo, gli faccio un grigetto, ok, vedete, posso creare delle situazioni un po' particolari, indipendentemente dalla situazione che mi si viene a creare. Mamma che schifo, scusatemi, io ho un gusto grafico, ogni tanto ho bisogno di andare a fare delle cose in maniera un po' più utile di così. Vieni giù, grazie, che quindi vado in lettura e ho creato questa tipologia di situazione. Allora adesso questo elemento è posizionato qui, se non trova il relative va ad agganciarsi allo static. Se io adesso zoomo, vedete che quello da lì non si muove più e ho creato una situazione un po' particolare. Ultima cosa molto importante è che durante lo scorrimento del flusso di un codice è molto probabile che noi troviamo degli altri elementi tra di loro che sono in position, ok? Quindi quando scrollo sopra cos'è che succede? Potrebbe succedere che ovviamente questi elementi tra di loro si vanno a sovrapporre. Come faccio a determinare l'ordine degli elementi? Devo utilizzare la proprietà z-index. Z-index si occupa di questo. Quindi il numero cioè il valore più alto, numericamente parlando, è quello che sta sopra. In mancata presenza del numero vale il flusso del codice, ok? Vale come sono stati scritti gli elementi, con un flusso a cascata. L'elemento prima va dietro l'elemento dopo, che va dietro l'elemento dopo ancora. Ma io posso invertire queste cose in maniera molto utile. Infatti, se io adesso vado a voler mettere questa scritta ciao mondo dietro a questo oggetto, come abbiamo visto l'altra volta, mi dovrebbe bastare semplicemente fare uno z-index in negativo, meno 1, e il mio oggetto, vedete, va dietro, ok? Ma per lo stesso principio io posso andare a definire moltissimi oggetti, ok? Se io qua adesso metto 1, per esempio, che si vanno a sovrapporre tra di loro. Se faccio un h2, ok, e scrivo benvenuto, questo h2 o div o quello che mi pare, vedete che si posiziona qua, io lo posso gestire in maniera altrettanto semplice andando a richiamarlo qua un attimo, potrei farlo con la stessa dinamica, faccio h2 e poi vado a dirgli che è un position absolute, ok? Poi lo vado a spostare un po', poi vediamo un attimino dove metterlo in maniera corretta. Magari anche a questo qua gli posso fare un background nero intanto, ok, dagli un padding di 20 pixel e un colore bianco, ok? Dopodiché gli vado a dare uno z-index, anche a questo a 1, ok? 1. Adesso vediamo dove si posiziona il mio oggetto, dovrebbe restare lì, vedete? E adesso lo vado a posizionare, quindi potrei dirgli di essere, che ne so, top 50 pixel e left potrei dirgli meno 40 pixel. Cacchio è sta roba? Left meno 40 pixel. Quindi il mio oggetto dove va? Il mio oggetto va a piazzarsi qua sopra, vedete, aspetta che lo abbasso ancora un pochino, facciamo 80, vediamo se riesco a beccare la posizione corretta, non ancora, non si vede la scritta, facciamo 110, vediamo se si vede la scritta, ok, vedete? Quindi c'ho questo oggetto qua, anzi cambiamo di colore a questo qua, che se no si capisce mai qual è uno, FF0 dovrebbe essere un rosso, no, giallo inguardabile, F00 rosso, vediamo, sarà un po' un pugno nelle palle, però vabbè, si vede, ok? Vedete che a z-index pari 1 e 1, il secondo che è stato dichiarato ovviamente va
sopra quell'altro. Se io piglio, torno di qua, taglio e metto l'H2 prima, vedrete che fatta così, invece avviene esattamente il contrario, quell'altro va sopra perché è stato dichiarato dopo. Come faccio a invertire questa cosa? Devo lavorare sugli z-index, quindi se all'H2 gli dico z-index 2 e questo è 1, ovviamente indipendentemente dalla posizione che hanno nella struttura, andranno ad avere un valore differente che li verrà a posizionare in maniera utile alla causa. Ok, questo è il modo più semplice per spiegarvi i position. Ovviamente l'utilizzo che ne possiamo fare è veramente ampio, l'abbiamo visto nei pseudo elementi, lo possiamo vedere in tantissime situazioni, gli slider, i menu a comparsa che si aprono, oppure che so, lo scroll al top, il fixed sopra, elementi di sovrapposizionamento, testi, immagini. Qui possiamo mettere il position sulle immagini, possiamo metterlo sui div, su tutti i vari marcatori semantici, sui testi, sui link, cioè ovunque ci serva noi possiamo gestire i position. L'importante è ricordarsi sempre che qualsiasi position fixed è una posizione fissa all'interno della finestra del browser che fa riferimento a static, il punto 00, ok? Mentre le posizioni assolute, absolute, ok, hanno bisogno di fare riferimento a un relative, un'ancora che gli dice da dove partire. Quindi fixed si relaziona a static, mentre absolute si relaziona a un relative, ma in mancanza di un relative va anche lui a relazionarsi ovviamente a static perché non ha altra scelta, non sa dove andare ad attaccarsi, ok, per capirci. Quindi absolute invece è una posizione fissa all'interno di un punto preciso del sito definito da noi. Ok, questo è quanto ragazzi per quanto riguarda i position. Non è difficile entrare nel meccanismo, ma è un mondo che bisogna un attimino capire e capire anche, oltre alle potenzialità, anche l'utilizzo da farsi. Per tutte le domande scrivete nei commenti, mettete un bel like al video se il video vi è servito a qualcosa, se non vi è servito un cazzo, beh mi dispiace, ci sono tanti video nel canale, spero che almeno uno vi serva a qualcosa. Io vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre see you next time guys.